the Tyrannosaurids, and among the last non-avian dinosaurs to exist before the Cretaceous-Paleogene extinction. Well, you know what I say to that? Your tears are delicious and your parties will die. Scenette stupide a parte, facciamo un po' di scienza. Con Spinosaurus si intende un genere di dinosauro teropode vissuto tra il Cretaceo inferiore e il Cretaceo superiore, quindi parliamo indicativamente 120-95 milioni di anni fa, in Africa del Nord. Ecco, con dinosauro teropode ovviamente intendiamo quei dinosauri, quel gruppo di dinosauri che comprende anche Velociraptor, Tyrannosaurus, Megalosaurus e chi più ne ha più ne metta. Sarebbero quelli che volgarmente sono chiamati anche carnosauri, insomma. A Spinosaurus andrebbero ascritte due specie, Spinosaurus aegypticus e Spinosaurus maroccanus. Ora, dico andrebbero perché in realtà Spinosaurus maroccanus è un nomen dubium, che vuol dire che non si sa se effettivamente questa specie sia da ritenersi valida o meno, e anzi molti scienziati sono concordi nel ritenere che gli esemplari di Spinosaurus maroccanus sarebbero semplicemente da ascriversi o a esemplari giovani di Spinosaurus aegypticus, oppure a un altro genere di dinosauro che è Sigilmasaurus. Tuttavia la situazione non è chiara, poiché effettivamente per alcuni scienziati è Sigilmasaurus a non esistere, così come Spinosaurus maroccanus, e quindi esisterebbe solo Spinosaurus aegypticus. Per evitare problemi, noi parleremo di Spinosaurus aegypticus e basta, così stiamo tutti più sereni. Ora, lo spinosauro era un teropode piuttosto particolare. La prima cosa che balza all'occhio è sicuramente la vela dorsale, che gli ha dato anche il nome. Infatti Spinosaurus ovviamente significa lucertola spinosa, lucertola dalle spine. Questa vela era costituita da spine neurali molto allungate, che partivano quindi dalle vertebre. Ora, quando dico molto allungate, intendo che erano veramente veramente lunghe. Alcune di queste infatti potevano raggiungere dimensioni di quasi 1,70 m. Ma a cosa servisse esattamente tutta questa struttura non si sa per certo. Si può ipotizzare che servisse per la termoregolazione dell'animale, tuttavia la presenza di poche strutture atte a ospitare vasi sanguigni ci fa un po' dubitare di questa teoria. Un'altra teoria, che adesso è stata, diciamo, abbandonata, era quella secondo la quale la gobba servisse come deposito di grasso, alla stregua di una gobba di dromedario, insomma. Ecco, la struttura stessa delle spine, però, che aveva una superficie liscia, non poteva consentire il sostegno di un'ampia massa di tessuti molli. Quindi, no, neanche questa. Un'altra teoria è quella secondo la quale fosse semplicemente una struttura accessoria di display di tipo sessuale o comunque sia intraspecifico, ossia che servisse, in poche parole, a farsi notare dagli altri membri della propria specie, farsi notare e riconoscere dai membri della propria specie, comunicare il proprio status magari di salute, e che potesse servire per attirare un compagno o una compagna. Ora, perché mai l'evoluzione avrebbe dovuto far spendere a questi poveri spinosauri tante energie per la costruzione di una struttura così imponente, semplicemente per, non lo so, riconoscersi tra loro e fare fichi fichi? È un po' debolluccia secondo me anche questa. Allora, l'altra teoria è quella secondo la quale semplicemente avesse una funzione strutturale, cioè servisse a sostenere il peso del corpo o servisse all'animale a muoversi meglio nell'acqua. Oltre a queste ce ne sarebbero altre, secondo le quali magari potessero servire per la cattura dei pesci, e quindi più spinosauri collaborassero insieme per formare una sorta di barriera, oppure che servisse per spaventare altri competitori, come per esempio vedremo dopo Sauroniops o Carcharodontosaurus. Però ritengo che quest'ultima, cioè non quella del Carcharodontosaurus, quella prima, quella della funzione strutturale, insomma, sia
da ritenersi quella più plausibile. Va detto che Spinosaurus non è l'unico dinosauro con una vela. Infatti, un esempio anche piuttosto imponente è Deinocheirus mirificus, il quale presentava una specie di gobba barra vela molto simile nella struttura a quella di Spinosaurus, benché appartenesse a tutt'altro gruppo, quindi si tratta di convergenza evolutiva, ma non solo. Infatti tra i dinosauri con la vela possiamo includere anche Concavenator, più affine a Giganotosaurus e Carcharodontosaurus rispetto a Spinosaurus, oppure Ouranosaurus, che era addirittura un ornitischio, eppure presentava una struttura simile a quella di Spinosaurus, quindi si tratta sempre di convergenza evolutiva e ci dimostra che magari la vela poteva non avere una sola funzione. Ora, vela a parte, cos'altro caratterizza lo spinosauro? Beh, sicuramente il suo lungo muso, e quando dico lungo intendo veramente lungo. Infatti, alcune stime riportano che il cranio di uno spinosauro potesse essere lungo anche oltre il 1,70 m. E oltre a essere lungo, cosa aveva di particolare? Beh, innanzitutto aveva delle narici molto arretrate, ossia che non si trovavano alla fine del muso, ma più o meno a metà. Come se non bastasse, la parte invece finale, la del muso, chiamata rostro, era ricoperta di terminazioni nervose che avevano lo scopo di aiutare l'animale a trovare le prede nelle acque torbide o semplicemente negli spostamenti. Un modo analogo a quello che avviene nei coccodrilli. E proprio a un coccodrillo avreste pensato guardando le fauci irte di denti di uno spinosauro. Ma a proposito di denti, vediamo un po' come erano fatti. Ora, parlando di denti di spinosauro, questo è un fossile di dente di spinosauro. Non so se riuscite a vederlo bene, speriamo di sì. Allora, la particolarità di questi denti è che erano sostanzialmente lisci e di forma conica. Ci sono delle piccole scalanature in realtà, ma non presentano seghettature come quelli del T-Rex, per esempio, e non sono piatti come coltelli. Questo perché la dieta era fondamentalmente diversa rispetto a quella di un T-Rex. Infatti, questi denti servivano più che altro a trattenere prede scivolose, prede che guizzavano via, come appunto potevano essere i pesci, non a lacerare e tagliare la carne. E con questo abbiamo quasi finito con la testa, quasi perché ci manca una piccola cosa da aggiungere. Ossia, lo spinosauro presentava una cresta tra l'orbita, quindi gli occhi, diciamo, e le narici. Quanto effettivamente fosse grande questa cresta e le sue forme, beh, non lo sappiamo perché non abbiamo reperti fossili. Così come non abbiamo reperti fossili della maggior parte dello scheletro dello spinosauro. Infatti, anche se non l'ho accennato nel video, dello spinosauro abbiamo ben pochi resti, e alcuni tra questi sono stati fatti esplodere nella Seconda Guerra Mondiale. Finita la testa, passiamo a quello che viene subito dopo, ossia il collo. Il collo dello spinosauro era molto lungo, il che non è troppo strano per un teropode, però era molto lungo anche per gli standard, quindi molti lo hanno rappresentato con questo collo proteso in avanti, in maniera simil serpente, cosa che non credo si adatti a quest'animale, e non lo credo solo io, ma lo crede anche Andrea Cau, un paleontologo italiano molto famoso, autore tra l'altro del blog Teropoda, dal quale ho preso alcune informazioni per questo video, link in descrizione. Andrea Cau sostiene che lo spinosauro fosse in grado di tenere il collo in una maniera simile a quella di un cigno, di un pellicano, quindi AS. Questo avrebbe aiutato l'animale negli spostamenti. Finito il collo, arriviamo al corpo, abbastanza lungo e con degli arti piuttosto bizzarri. Se gli arti anteriori infatti erano probabilmente belli grossi e massicci, quelli posteriori erano piuttosto piccoli. Soprattutto per gli standard di un teropode, quindi alcuni hanno ipotizzato che
lo Spinosaurus semplicemente si muovesse a quattro zampe. Teoria che è stata poi smentita successivamente perché ci sarebbero stati dei problemi strutturali per l'animale. Inoltre le zampe appaiono abbastanza comunque grandi da tenere l'animale sollevato rispetto al terreno. Alcuni hanno ipotizzato che comunque l'animale magari preferisse spostarsi strisciando sul ventre, ma altri hanno avuto differenti opinioni. Tra questi, di nuovo, torniamo ad Andrea Cau, il quale ha immaginato che lo spinosauro si muovesse in maniera tripode, ossia che tenesse la coda appoggiata al terreno e avanzasse con le due zampe posteriori, quindi in maniera ritta, quando non aveva bisogno di muoversi magari molto velocemente. È un'ipotesi bizzarra, però ha il suo fascino. Inoltre questa postura avrebbe aiutato a tenere lontano o a spaventare magari dei competitori. E lo spinosauro di competitori nel suo territorio ne aveva. Ma ci arriviamo dopo. Infatti, ora dobbiamo occuparci di un argomento tanto, tanto caro a tutti quelli che fanno discussioni sui dinosauri su internet, ossia quanto era grosso. E il mio teropode è più grosso del tuo? Non è semplice. Infatti, se intendiamo per grandezza la lunghezza, sì, lo spinosauro probabilmente con i suoi 15-16 metri era il più grande teropode mai esistito. Però se si intende l'altezza, per esempio, lì lo spinosauro viene, diciamo, surclassato da Giganotosaurus, Carcharodontosaurus e ancora di più Tyrannosaurus. E se si intende per peso o per massa, lì lo Spinosaurus in proporzione rispetto agli altri ha una struttura molto più leggera, però è molto grande. Quindi quant'è che arrivava a pesare? Non lo so e non lo sa nessuno. Con i dati che abbiamo al momento c'è molto difficile stimare un peso per questi animali. Quindi non ci resta che dire che lo Spinosaurus era uno dei più grandi teropodi mai vissuti. Spinosaurus, come abbiamo accennato prima, doveva contendersi il territorio con Carcharodontosaurus, che era un teropode delle dimensioni del Giganotosaurus, quindi altezza 4-5 metri, lunghezza 13-14 metri, era una bella bestia, insomma. E anche altri carnivori come Sauroniops, che per chi non avesse colto la citazione a Sauron, il suo nome significa effettivamente occhio di Sauron. Come faceva a rivaleggiare con questi animali? Come si svolgevano questi scontri? Beh, probabilmente non si svolgevano, semplicemente per il fatto che gli animali tendono a evitare degli scontri non necessari. Ma mettiamo il caso che questi due animali si contendessero una preda, o meglio una carcassa. Come faceva Spinosaurus a combattere contro Carcharodontosaurus, un teropode meglio attrezzato alla lotta rispetto a lui? Beh, probabilmente semplicemente sfruttava le sue dimensioni maggiori, magari appunto ergendosi sulle zampe posteriori, per spaventare il predatore avversario. Oppure semplicemente usava la sua vela per apparire più grande di quello che era e magari prendere la preda, trascinarla nell'acqua e consumarla in tutta calma. Relativamente calma, perché comunque anche in acqua lo Spinosaurus aveva i suoi bei rivali, tra cui anche dei bei coccodrilloni di qualche decina di metri di lunghezza, tipo Sarcosuchus, ad esempio. La vita dello spinosauro quindi non era proprio facilissima. In questa scena ho voluto rappresentare Spinosaurus che cercava di spaventare un Sauroniops. Sauroniops era un carnivoro di dimensioni medio-grandi, 3 metri e mezzo di altezza, 11 metri di lunghezza, insomma era una bella bestia comunque, però più piccolo di Spinosaurus. E quindi magari molto spesso si vedeva sottrarre la preda da questi spinosauri più grossi e più spaventosi, sostanzialmente. Spinosaurus inoltre, oltre a consumare quindi carcasse magari rubate da altri carnivori, appunto si nutriva di pesci, ma anche di pterosauri, molto probabilmente.
questa scena invece l'ho rappresentato mentre mangia una lanca e mentre attacca un coccodrillo, mentre si confronta con un carcharodontosauro. Ho messo un po' di cose insieme, insomma. Poi, qualora in un futuro ci venisse riconfermata la presenza di più specie di spinosauridi nella stessa area, e quindi di Spinosaurus e un'altra specie, potremmo immaginare che mentre Spinosaurus appunto conducesse uno stile di vita più acquatico, l'altra specie si tenesse più sulla riva e si occupasse magari di pescare o di dare la caccia a tutti quegli animali che si trovano più vicini alla riva, mentre Spinosaurus andrebbe a caccia attivamente all'interno del fiume o del lago nel quale si trova, come ho voluto rappresentare in questa scena. Poi, rimanendo in tema, è d'obbligo citare altri membri della famiglia degli spinosauridi piuttosto importanti. Primo tra tutti è Suchomimus, il quale poteva raggiungere delle dimensioni considerevoli. Si parla infatti di 13 metri di lunghezza, secondo alcune stime. Poi ho voluto anche rappresentare Irritator, che era il genere di spinosauridi più affine a Spinosaurus stesso, nonostante fosse abbastanza piccolo. Baryonyx non l'ho incluso in questo disegno perché non ci ho pensato, e poi anche se fosse è tutto un nomen dubium pure lì, non si sa se Baryonyx fosse effettivamente solamente una forma giovane di Suchomimus. Insomma, cose come al solito, cose molto chiare sempre nella paleontologia, purtroppo. Mentre Suchomimus era sempre localizzato in Nord Africa, Irritator invece è stato ritrovato in America del Sud. Ma in tutto questo, Spinosaurus aveva le piume? Probabilmente no. Questo perché la famiglia degli spinosauridi si è differenziata piuttosto presto dagli altri teropodi, e nulla ci fa pensare che in questi animali ci fosse effettivamente traccia di piumaggio, a meno che non si voglia considerare la teoria secondo la quale i teropodi e in generale tutti i dinosauri alla base presentassero, diciamo, una sorta di protopiumaggio. Tuttavia, al giorno d'oggi non abbiamo alcuna evidenza che ci porti a pensare che lo spinosauro potesse essere effettivamente ricoperto di piume. Personalmente, dato lo stile di vita anfibio di queste creature, non credo che del piumaggio non specializzato gli sarebbe stato utile. Quindi, a meno che non immaginiamo questo animale ricoperto da un piumaggio molto specializzato, come quello per esempio dei pinguini, cosa molto difficile, la vedo dura, insomma, che questo animale fosse effettivamente ricoperto di piume. Però magari con delle scoperte future verrà fuori proprio questo. Poi su internet girano un sacco di teorie sul fatto che lo Spinosaurus presentasse una proboscide. No, come abbiamo visto, alla fine del rostro c'erano degli organi di senso che sono incompatibili con questa proboscide che viene presentata in vari disegni e varie teorie speculative. Quindi no, Spinosaurus niente proboscide da tapiro per lui, fortunatamente. Un'altra teoria molto gettonata è quella che vede lo Spinosaurus sopravvissuto al KT evolversi in una forma simile a quella alle nostre foche o a delle balene addirittura. No, perché lo Spinosaurus non c'è neanche arrivato all'evento KT, cioè all'evento che ha posto fine ai dinosauri. Infatti si è estinto molto tempo prima, se vi ricordate, 95 milioni di anni fa, 97 milioni di anni fa più o meno, contro i 65 milioni dell'evento KT. Quindi no, niente spinosauro che si evolve in una balena. Ora, ricostruzioni molte vecchie, qualcuno di voi magari l'avrà trovata nei libri o in delle figurine, presentavano lo spinosauro come un teropode classico con questa testa da megalosauro, da allosauro generico, come questo disegno qui. Ora noi sappiamo che quelle ricostruzioni sono da ritenersi completamente errate. Spinosaurus nei media.
Lo Spinosaurus è famoso per la sua comparsa, più che comparsa è praticamente un ruolo da protagonista in Jurassic Park 3, o da antagonista, meglio dire. Ecco, questo Spinosauro è rappresentato un pochettino in modo contorto e distorto, un po' come tutti i dinosauri nel franchise di Jurassic Park, e fa cose che nella vita vera non solo uno spinosauro, ma anche un teropode in generale non avrebbe mai potuto fare. Però, vabbè, è un film, ma neanche uno dei più belli della saga, se vogliamo dirla tutta. Quindi, apparirà in Jurassic World Evolution, dove mi pare sia più accurato rispetto a quello del film, scientificamente parlando. Non lo so, mi ha dato questa impressione, perché mi sembra che abbia il muso più lungo in proporzione, gli arti anteriori più grandi. Non lo so, a me è sembrato fatto meglio rispetto a quello del film. Non lo so. Certo, la gente si lamenta perché fa un verso strano e non fa il verso classico di che faceva nel film, però vabbè, non puoi dare tutto. Per ora l'abbiamo visto comparire in vari trailer e nel suo species profile, dove c'è uno Spinosaurus che primo ruggisce contro un T-Rex, e poi ci fanno vedere questo Spinosaurus che prende e ammazza un dinosauro che non c'è dato ancora sapere effettivamente cosa sia. Alcuni ipotizzano Maiasaura, io l'ho rappresentato con questo dinosauro qui ai suoi piedi mentre ruggisce. Bene, con questo concluderei il video. È stato veramente un lavoraccio questo qui, e spero che insomma sia di vostro gradimento, e ci si vede non appena mi sarà possibile, dato che questo è un periodo di esami sostanzialmente, quindi sono un pochino pienotto con la roba da fare, ma spero di riuscire a fare qualcosa in più la prossima settimana. Quindi ci si vede la prossima volta con il video sui rettili marini, e poi ci sarà un video su Jurassic World Evolution o su Jurassic World Alive, non lo so. Ci si vede!